per questa comunità, che è una comunità molto particolare, e ne siamo orgogliosi di farne parte, anche se Maria Sala siamo fatto un po' di viaggio insieme a Monte Sant'Angelo nel Gargano, a San Michele Arcangelo, quindi, e stavamo rigorosamente, lui lo sa, ho preso la comunione con la bandiera nostra sulle spalle, le preghiere, quindi tutte le benedizioni fatte la bandiera per poter continuare ad avere questo fuoco sacro che ci accompagna. E quindi io sono molto emozionato, ringrazio il sindaco, il mio fratello, ringrazio tutta la comunità. Per il resto rubo soltanto due parole, dico, e mi rilascio pure un po' a quello che ho detto prima Edoardo. Ci sono molti giovani, oggi i giovani sentono parlare di Green Pass, hanno sentito parlare di Comitato di Salute Pubblica, hanno sentito parlare della parola direttorio, sentono parlare di grande reset e sono attuali come il 1799, ecco perché noi insistiamo sul 1799, perché per la prima volta nella Rivoluzione Francese ci fu l'apparizione della tessera, infatti il Green Pass si chiama tessera giacobina, che serviva per spostarsi da un comune all'altro e per prendere il pane, per mangiare, quindi non è una novità. Il Comitato di Salute Pubblica nacque lì, che dovevano controllare quello che succedeva, con la scusa della salute pubblica dovevano indirizzare gli uomini a comportarsi in un certo modo. Nacque il concetto di direttorio, quindi che abbiamo sentito parlare più volte di questo concetto, quindi del Parlamento. Nacque la volontà di elevare a violenza come virtù se messa a disposizione di un'ideologia. E soprattutto nacque con il giacobinismo, nacque la volontà di creare l'uomo nuovo. Grande reset, questo è. Quindi come attuale la storia? Noi siamo nel 1799 oggi, in modalità diverse, ma nella sostanza uguale. Ecco perché è molto più attuale il 1999 che il 1860, che ci fu il compimento di quel progetto che nacque 60 anni prima. Mi allaccio a quello che ha detto prima Edoardo, a quel documento Nazione Napolitana, Crociera SRA, cattolico, apostolico, romano. Quindi la nostra tradizione è cattolico, apostolico, romano. Quindi per il sottoscritto voi sapete che io non parlo mai e non dico mai meridione, sud, meridionalismo, è questione meridionale. Qui bisogna riprendere invece la questione napolitana, che è quella che girava per tutta Europa. In Europa si parlava della questione napolitana. Noi siamo una nazione, siamo un regno, e allora bisogna creare un domani, ma non bisogna, per arrivare a un domani che forse non vedremo mai noi, lo vedranno i nostri figli o i nipoti, bisogna partire da un manifesto culturale o un manifesto politico, ma soprattutto culturale, della nazione napolitana, con un solo termine. Bisogna riprendere un manifesto culturale con il nome di San Fedismo. Il sanfedismo è l'etichetta di una civiltà napolitana, che non è una delle civiltà, ma è la civiltà, perché la civiltà napolitana raccoglie tre entità, latina, greco e cattolica. Il cattolicesimo napoletano è diverso da quello degli altri paesi, perché ha queste tre entità, e quindi la cultura sanfedista è una cultura come esiste nella Vandea, come esiste in Russia, come esiste nella tradizione anche spagnola che sta rinascendo. Quindi tutto il resto, per quanto mi riguarda, non esiste. Né sud, né meridione, né meridionismo, esiste soltanto la nazione napoletana e la civiltà napoletana col cappello della cultura sanfedista. Se si fa un manifesto del genere, che deve essere un manifesto culturale, non politico, perché non bisogna andare troppo in alto, bisogna cominciare con i fondamenti, allora ci possiamo aggregare. Ma questa è una mia idea che va da meno di zero. Però io ringrazio comunque tutti voi per la presenza e spero che non mollare. Anche perché chiudo, signori, noi non possiamo fare nessuna nazione se ancora il 3/4 dei nostri giovani ti fa Juve e Milan e Inter, quindi è l'unico che ci uscirà a quello. Non si può essere dei nipoli napoletani se si continua ad avere una fede calcistica per chi ci tratta come una colonia, come adesso. Ciao. Grazie.